Ho fatto un'ottima impressione, secondo me. Però sono vent'anni confrontata con un'altra chitarra che ha una cassa. Romano, ciao Matteo, cosa stai facendo? Sto divertendo un po' qua con i Timber Tones, è una novità interessantissima che abbiamo presentato da un paio di mesi. Sono dei plettri in legno, legno pregiato, è una collezione interessante perché parliamo addirittura di 18 tipi di legno diversi, legni pregiati intendo, non so, abbiamo palissandri brasiliani, ebano, carne maple, legni africani, e quindi stavo un po' sentendo così anche solamente al tatto, ogni plettro è qualcosa di diverso, lo senti proprio in mano. E quindi considera che il legno ha una durezza diversa a seconda del tipo di legno, tipo di albero, e quindi è possibile ottenere un effetto diverso utilizzando ognuno di questi plettri. Provare a prendere la propria chitarra, provare la propria chitarra con ognuno di questi plettri darà un risultato diverso. E quindi abbiamo plettri che si adattano meglio alla chitarra acustica, altri plettri che si adattano meglio all'elettrica. È molto interessante, io mi porterò il box a casa perché voglio vedere che effetto fa un po', come incide il sound, come incide il sound acustico e quello dell'amplificatore. Sì, qua poi l'hanno resa molto semplice perché abbiamo due pack che sono stati pensati sia per i chitarristi acustici, per chi suona la chitarra elettrica. L'acoustic pack, sia l'acoustic pack che l'electric pack, si compongono di quattro legni che sono così pensati per poter avere un primo approccio a questo tipo di plettri e fare una prova, anche se vedere così il kit completo con 18 tipi di legno diverso, quindi è molto più interessante perché è possibile trovare sicuramente il tono che più si adatta al proprio sound e quello che si sente meglio in mano quando hai lo strumento. Quindi ecco, è una novità interessante. In Inghilterra stanno impazzendo, c'è una fiera oggi a Londra di chitarra acustica, suonano tutti con questi plettri qua. Ci ha chiamato il nostro amico Rob Waller, che è il patron di questi plettri, è stata una sua idea, l'abbiamo sposata, la portiamo avanti. E devo dire che ci credo molto, mi piace molto. Bene. Quindi una cosa che sicuramente consiglio a tutti i chitarristi. Quanto costa un plettro al pubblico? Ma più o meno non parliamo di grossi investimenti, perché con 3 euro circa riusciamo ad acquistare un plettro. Se pensiamo che l'intero set sono 54 plettri, non è poi un investimento così importante, quindi sicuramente per un professionista o per comunque qualcuno che cerca sempre qualcosa per arricchirsi anche a livello artistico, anche con piccoli accessori che possono molto fare la differenza nella sua performance acustica, vi consiglio sicuramente. Da collezionare. Senz'altro, poi esatto, anche il valore collezionistico, sono molto belli, io ti assicuro che gente che viene qua per ammirarli, per toccarli, perché veramente si ha l'idea di avere qualcosa di pregiato al tatto. Va bene. Infatti ho visto qualcuno che addirittura si è fatto una collana e se l'ha messa qua. Buona idea, buona idea. Ti ringrazio Romano. Buon lavoro.